Le antenne sono strutture progettate per emettere e ricevere in modo efficiente le onde elettromagnetiche. A loro volta possono essere utilizzate per trasferire informazione tra i dispositivi in modalità wireless. Tuttavia sono utilizzate anche in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui radar, la meteorologia, la radioastronomia, geolocalizzazione e ricostruzione di superfici. In parole povere, se consideriamo un'antenna che agisce come un emettitore, una certa quantità di carica elettrica si muoverà attraverso essa, generando un campo elettromagnetico che si diffonderà in più direzioni. Un'antenna che funge da ricevitore sarà influenzata da quel campo elettromagnetico generando una corrente alternata. Questa avrà una frequenza simile a quella del campo elettromagnetico e, quindi, alla corrente che si trovava inizialmente nell'antenna trasmittente. Ma c'è molto di più. In questo capitolo vedremo come funziona un'antenna, quali sono i suoi principi fisici, le sue caratteristiche principali e diversi tipi di antenne esistenti. Per comprendere il funzionamento di un'antenna è necessario innanzitutto comprendere almeno due principi fisici e alcuni concetti. La prima è la legge di Ampère. Questo ci dice che quando una carica elettrica si muove attraverso un conduttore, cioè c'è una corrente elettrica, viene generato un campo magnetico, che può essere rappresentato anche come flusso magnetico. Le linee che formano un circuito chiuso che hanno una direzione specifica, che tra l'altro può essere determinato utilizzando la regola della mano destra, con il pollice rivolto verso la direzione della corrente e il resto delle dita indica la direzione del flusso magnetico. Il secondo principio è la legge di Faraday-Lenz, che ci dice che quando un conduttore è in presenza di un flusso magnetico che varia nel tempo, nel conduttore avrà origine una forza elettromotrice o una tensione, la cui direzione sarà in base al campo magnetico che lo ha generato. Compreso questo, vediamo ora un esempio di applicazione di tali principi. Nel funzionamento di una coppia di antenne composto da un semplice filo retto, possiamo dire che uno è il trasmettitore e l'altro è l'antenna ricevente. Quando si alimenta l'antenna di trasmissione con corrente continua, per effetto della legge di Ampère, questa genererà un campo magnetico cilindrico, che inizialmente crescerà, ma poi si stabilizzerà. Se ripetiamo questo processo ma con l'antenna ricevente a una distanza inferiore, quando il campo magnetico cresce, si genererà una tensione al suo interno, che scomparirà di nuovo una volta che il campo magnetico si sarà stabilizzato. Questo comportamento è interessante, ma non molto utile, perché in pratica invieremo un unico segnale e nient'altro. Tuttavia, il risultato è completamente diverso se si passa dalla corrente continua alla corrente alternata. Cioè, cambiamo continuamente la direzione della corrente che passa attraverso l'antenna di trasmissione. In questa situazione, anche se il campo magnetico continuerà a espandersi sotto forma di un cilindro, quando si osservano le linee di flusso magnetico, noteremo che la sua direzione si inverte alla stessa frequenza del variare della corrente. Per questo motivo, l'antenna ricevente sarà sempre influenzata da un flusso magnetico variabile. E quindi la tensione non scomparirà immediatamente come prima, ma sarà sempre presente, anche se, d'altra parte, la sua polarità varierà continuamente, alla stessa frequenza con cui varia la direzione del flusso magnetico. In altre parole, l'antenna ricevente genererà una corrente alternata. In questo modo, se analizziamo un pezzo di conduttore nello spazio, il campo magnetico variabile genererà una corrente, in modo che le cariche elettriche si accumulino alternativamente a ciascuna estremità. Per questo motivo, quando si dispone di un campo magnetico variabile, parliamo di campi elettromagnetici. Inoltre, poiché il campo magnetico può essere descritto come da linee di flusso magnetico con una certa direzione e il campo elettrico può essere descritto da un vettore che si muove in direzioni della differenza di potenziale, potremmo analizzare come cambiano nel tempo in un punto dello spazio, il che ci darebbe due vettori che oscillano in modo continuo. Potremmo anche fare un ulteriore passo in avanti e rappresentare graficamente il percorso seguito dalla punta di entrambi i vettori. In questo modo si genererebbero due onde sinusoidali perpendicolari che insieme sono conosciute come onde elettromagnetiche che, come tutte le onde, saranno descritte principalmente da tre parametri correlati. Innanzitutto la frequenza, che come abbiamo già accennato dipende principalmente dalla frequenza della corrente che ha generato il campo magnetico nell'antenna trasmittente. In secondo luogo la sua velocità di propagazione, che per il caso particolare delle onde elettromagnetiche che viaggiano nel vuoto è uguale alla velocità della luce, si parla di circa 300.000 km al secondo.
e per terzo la lunghezza d'onda, che ci dice la distanza percorsa dall'onda quando compie un'oscillazione completa. A questo punto, anche se sembra che ci stiamo allontanando dall'argomento principale che sono le antenne, la verità è che comprendere questi concetti è estremamente rilevante per dopo, poiché le caratteristiche di queste onde sono direttamente correlate a come sono progettate. Particolarmente rilevante nell'antenna ricevente perché la sua dimensione può essere variata in relazione a una certa lunghezza d'onda per ottimizzare la sua efficienza in determinate gamme di frequenza dello spettro elettromagnetico. Va notato infatti che, come nell'esempio iniziale in cui entrambe le parti di emittente e ricevente erano strutturalmente le stesse, tuttavia le antenne sono in grado di assolvere a queste due funzioni. Tuttavia ciò non significa che utilizzare le stesse antenne sia l'opzione migliore. Bene, come vedremo in seguito, queste hanno una serie di caratteristiche che le rendono più o meno appropriate per ogni applicazione. Ad esempio, se volessimo un'antenna in grado di emettere e ricevere segnali in tutte le direzioni, potremmo usare un'antenna unipolare, che sono le tipiche antenne composte principalmente da un cilindro metallico, o anche un'antenna dipolo, che è composta da due conduttori posizionati simmetricamente formando una linea retta. In questi casi, quando li si utilizza come trasmettitore, il campo elettromagnetico irradiato avrebbe una forma simile a una ciambella, o più tecnicamente un toroide. Questa visualizzazione ci darebbe una rapida comprensione del posto migliore per posizionare un'antenna ricevente, che sarebbe nella banda più esterna o lontano dall'antenna. Da notare che la ricerca delle caratteristiche di un'antenna si possono trovare sotto forma di due diagrammi di radiazioni realizzati in base alle loro variabili angolari, l'angolo di elevazione e l'angolo di azimut. Questi sono correlati alle cosiddette coordinate polari. Un modo per descrivere i vettori nello spazio tridimensionale è utilizzando tre parametri, particolarmente utile per descrivere forme che si espandono da un punto centrale, proprio come fanno le antenne. Il primo parametro è una distanza r dal punto centrale, il secondo parametro è l'elevazione, che corrisponde all'angolo tra un asse verticale e il vettore. Il terzo parametro è l'azimut, che corrisponde all'angolo tra una proiezione del vettore nel piano orizzontale e un asse orizzontale. In questo modo il diagramma di radiazione correlata all'angolo di elevazione sarebbe quello che vedremo intercettando i bordi del toroide con un piano verticale passando per il centro, mentre il diagramma di radiazione correlato all'angolo di azimut, che sarebbe quello che vedremo intercettando i bordi del toroide con un piano orizzontale passante per il centro. Anche se ho detto che questo diagramma corrisponde al campo elettromagnetico generato dall'antenna, non abbiamo ancora discusso cosa rappresenti esattamente il perimetro di questi diagrammi. Certo, sappiamo che più lontano dal centro, maggiore è l'intensità del segnale emesso dall'antenna in quella direzione, ma non abbiamo dato una scala. E quindi non avremo un punto di confronto per antenne con lo stesso diagramma di radiazione. L'unità utilizzata per questo tipo di diagrammi è il guadagno. Questa parte è un po' complicata, ma attendi un minuto e ti sarà tutto più chiaro. Il decibel isotropico è un'unità adimensionale che viene calcolata come la divisione tra la densità di potenza dell'antenna a una certa distanza e direzione e la densità di potenza che si sarebbe ottenuta utilizzando un radiatore isotropo. Entrambe le antenne irradiano la stessa potenza totale. In questo caso un radiatore isotropo è semplicemente un'antenna teorica di riferimento, emettendo onde elettromagnetiche di uguale intensità in tutte le possibili direzioni. In questo modo, se visualizziamo la densità di potenza di entrambe le antenne, quando la potenza della nostra antenna analizzata è maggiore della densità dell'antenna isotropica, avremo decibel isotropici positivi, e quando questo sarà più piccolo avremo decibel isotropi negativi. Uno dei motivi per cui le caratteristiche di un'antenna sono rappresentate in questo modo è che le informazioni presentate rimarranno vere, anche quando è variata la potenza con cui è alimentata l'antenna. Se il grafico è stato realizzato sulla base di una potenza specifica, questo sarebbe valido per quell'unica potenza, che non sarebbe molto utile e potrebbe creare confusione. A questo punto abbiamo già parlato molto delle antenne dal punto di vista fisico, quindi ora ci concentreremo sulla loro funzionalità, analizzando alcuni dei più comuni tipi di antenne esistenti. Le antenne monopolo e dipolo, come accennato in precedenza, hanno un diagramma di radiazione omnidirezionale. Per questo motivo vengono utilizzati come trasmettitori quando si vuole trasmettere un segnale a molti ricevitori o quando la posizione del ricevitore è sconosciuta e quindi vogliamo coprire quanto più spazio possibile. Sono invece utili anche quando non si conosce la posizione dell'antenna trasmittente.
I suoi principali vantaggi sono la facilità di costruzione e il basso costo. Utilizzato in dispositivi molto semplici che non richiedono un guadagno molto elevato, come antenne TV, antenne radio, vecchi cellulari, antenne per auto, modem, router, walkie-talkie, eccetera. Abbiamo poi le antenne Yagi UDA, che sebbene non siano più così popolari, probabilmente le hai già viste sicuramente. Sono costituite da una schiera di antenne a dipolo poste parallele tra loro su un piano orizzontale. Tutte queste antenne a dipolo sono generalmente della stessa lunghezza, ad eccezione di uno o più posti nella parte posteriore, che sono leggermente più lunghi, noti come riflettori. In questa antenna, un singolo dipolo è alimentato con corrente, quello più vicino ai riflettori, mentre gli altri amplificano e dirigono la radiazione. Cioè, questa volta troviamo un'antenna direzionale, il cui diagramma di radiazione sarebbe simile a questo. Continuando con le antenne direzionali, ci sono anche le antenne a tromba, che funzionano in modo simile a come fa un megafono. All'interno troveremo un'antenna unipolare o dipolare, come quelle che abbiamo visto prima. Ma ciò che li rende diversi è l'integrazione di una guida d'onda, che fornisce la direzione alla radiazione, dando anche un ottimo guadagno all'antenna. Inoltre, le antenne a tromba hanno il vantaggio, emettendo radiazioni in un'ampia gamma di frequenze, di avere cioè una ampia larghezza di banda. Per questo motivo vengono solitamente utilizzate in applicazioni come i radar di controllo della velocità. Un altro tipo di antenna direzionale sono le antenne patch, che sono sostanzialmente composti da un conduttore rettangolare attraversato da una corrente. Data la loro struttura fisica, queste sono antenne direzionali con una larghezza di radiazione relativamente grande. Il loro grande vantaggio è la facilità di implementazione nei circuiti stampati a basso costo, naturalmente utilizzati nei telefoni cellulari e nei computer portatili. Infine abbiamo anche le antenne paraboliche. Queste sono costituite da una superficie a forma parabolica che è noto come piatto e una guida d'onda, di solito un'antenna a tromba che si trova nel fuoco della parabola ed è diretto direttamente su questa superficie. Quando viene utilizzato come trasmettitore, la guida d'onda fornisce un segnale che rimbalza sul piatto e si trasmette nello spazio. Mentre, se usato come ricevitore, il segnale prima rimbalza sulla parabola e poi entra nella guida d'onda. A causa delle proprietà geometriche di una parabola, il segnale esce in linea retta parallela alla parabola con una direttività molto elevata. Attualmente è l'antenna che presenta il maggior guadagno e con cui si ottiene la larghezza di radiazione più piccola, concentrando la radiazione con un angolo molto piccolo e utilizzato con frequenze molto alte dove altre antenne sarebbero inefficienti. Queste hanno varie applicazioni come la telefonia, l'emissione e la ricezione di radio internet wireless, comunicazioni satellitari e radiotelescopi. Infine, mentre ciascuna delle antenne che abbiamo esaminato ha determinate caratteristiche che li rendono utili per varie situazioni, è anche importante menzionare quali siano i suoi limiti. In relazione alla sua efficienza, la potenza in ingresso come corrente elettrica sarà sempre maggiore della potenza in uscita sotto forma di onde elettromagnetiche. L'intero impianto elettrico presenterà perdite di energia, essendo costruito con materiali che dissipano parte della loro potenza sotto forma di calore. Inoltre, un'altra limitazione che possiamo trovare se ci concentriamo sulla sua funzionalità è che tutti i modelli di radiazione che abbiamo visto sono stati realizzati considerando che le onde elettromagnetiche propagate siano nello spazio libero, cioè senza ostacoli che possano assorbire, riflettere o deviare i segnali. Sfortunatamente questa ipotesi è lontana dalla realtà, infatti nelle reti 5G ad alta frequenza che operano tra 25 e 39 GHz, questo effetto è così forte che anche un semplice albero che si frappone tra due antenne entro 100 metri l'uno dall'altro potrebbe attenuare il segnale e impedire la comunicazione tra loro. Spero che questo video ti sia piaciuto, ricordati di iscriverti e lasciare un mi piace. Puoi anche sostenerci su Patreon per realizzare maggiori video e con migliore qualità. Per ora è tutto, ci vediamo nel prossimo capitolo. Ciao!